Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e questo nuovo appuntamento con Dishonored. Allora, lo so che di Incredibile. solito Dishonored esce di venerdì, ma domani arriva The Last of Us, quindi ci eravamo lasciati che avevamo liberato la bambina e ora dovevo andare a parlare con Lord. Dopo avergli ucciso i due fratelli. Eccolo qua. Ciao. Corvo. La cospirazione dei lealisti ti ringrazia. Io non so se posso. I miei fratelli. Cazzi Tu non tuoi. hai ucciso l'imperatrice. È molto più realistico che ci fosse dietro il capospia di corte, ora Lord Reggente, aiutato dai suoi alleati più fedeli. Abbiamo speso molto denaro e ci siamo esposti per farti uscire di prigione. L'abbiamo fatto perché riteniamo che tu possa fare la differenza. Ah, Evelock ti sta cercando. Bene, andiamo da Evlock. Andiamo a vedere cosa vuole Evlock. Ehi, Evlockino, dove cazzo sei Evlock? Block, Evlock, 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 Evlock. D'accordo, amico. Martin sa già la prossima mossa. Il diario di Campbell dice che la compagna del Lord Reggente ha posato per un ritratto di Sokolov, pittore e medico regio. Lui ci dirà il suo nome. Sokolov passa circa metà della giornata sul ponte di Colwyn, sopra il fiume. Purtroppo Ponte di temo che dovrai Colwyn. partire subito, finché Sokolov si trova in quell'appartamento. Samuel ti porterà vicino al ponte. Devi cercare Sokolov. Portalo qui vivo. Ci serve per ideare la prossima mossa. Le tue imprese sono incredibili. Sei evaso da Coldridge. Hai tolto di mezzo l'alto sacerdote e salvato Emily. Questo vecchio soldato è orgoglioso di te. È tutto. Bene. Quindi dovremo andare al ponte. Andiamo al ponte. Però prima forse è meglio andare da Piero. Farci dare qualche munizione. Chiedimi qualsiasi equipaggiamento. Ok, prendiamo un po' di frecce. Posto. Poi. Cazzo è sto coso? Ma sì, dai, prendiamo uno, due. Ok, due. Bastano, dai. Non hai molto tempo, ma passa. Rotta per il ponte di Colwyn. Dormiremo più tardi. Ok, andiamo al ponte di Colwyn. Siete pronti? Andiamo al ponte. Sali a bordo quando sei pronto. Sono pronto. Ok, eccolo qui, il ponte di Colwyn. Chissà che. Ma. Purtroppo causa, come Che già ne dicevo pensi, Orlo? nel Il video ponte di di Forza Colwyn? Horizon, Anche se sei arrivato in causa città anni fa, hai ospiti, vissuto nella dovrò Downwood fare i Tower con gameplay un po' l'imperatrice, corti quindi forse perché non l'hai mai è un po' visitata difficile fare i prima. commenti con Ecco sta il nostro confusione in giro compito. Le vedi quelle luci per casa, sull'acqua? ecco. Esatto, ci faranno scoprire. Dovrai spegnerle prima che io passi a prenderti. Sokolov deve tornare sano e salvo. È intelligente. Forse persino più di Piero. Ha piegato al suo volere tutta Dunwall
con la storia della filosofia naturale. Nuove pozioni, tecnologia, eccetera. A me sembra pericoloso. Chissà, sbaglierò. Eccoci. Raggiungimi vicino agli archi sotto gli alloggi di Sokolov quando sei pronto. Sempre che tu abbia già spento i proiettori. Perfetto. Spegniamo i proiettori. Allora. Cerchiamo di non farci sgamare. Cerchiamo di farlo un po'. Gli ricordiamo del coprifuoco? No, non glielo ricordo. Lo insegui e gliele dai di santa ragione. Ecco cosa devi fare. Ok, sì, ho capito. Ma perché devo usare questa transazione? Basta che salto. Ok. Bene. Ora dove cazzo è? No, lì sopra forse non ci passo. Sì, ciao. Cittadini e visitatori della città, per ordine del reggente è in vigore il coprifuoco. Nessuno attraversi il ponte di Colwyn finché il coprifuoco non verrà revocato. Attenzione, cittadini. Dove giù? Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Colwyn. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Ok. Qui c'è qualcosa di bello. Questo mio. Poi wow, che bel posto. È chiuso. Vaffanculo. Vieni con me. Tu pure. Cos'è? Un progetto? Bello. Mio. Mio. Soldi. Siringone. Con liquame blu. Bene, andiamo a prendere questo. Mi sembra di aver visto un... uno di quei bidoni con dentro l'olio di balena. Gira la ruota, sì. Io poi mi domando, perché ho buttato la catena qui? Tanto io mi ci porto qua tranquillamente. Oppala. Tiriamo leva. Cazzo di scossa che ho preso. Capito, il coprifuoco va bene, che palle. Cittadini, al momento il coprifuoco, bla 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 bla. Il coprifuoco. Ma se io mi metto qua dentro e poi tiro la leva. Fighissimo. Quando ho quasi preso l'assassino dell'imperatrice. Sì, certo. Notte, altro giro di bottega. Mi hai quasi preso. A parte che non ho assassinato nessuno, e ve l'ho già detto. Ma qua c'è qualcosa. Qui è forte. Porca puttana, come faccio? Perché
c'è qualcosa dall'altra parte. Che cazzo è? Cioè? Fammi vedere. Cazzo. Cazzo, voglio prendere la runa. Vediamo un po' che cazzo c'è qua dentro. Ah, c'è un tipo delle assi, boh. Se faccio il giro di là. Merda. Proviamo. Di qua non si va, di qua non si va. Di qua su non si va. E dove cazzo si... Non capisco. Mi avevano quasi sgamato. Cittadini e visitatori della città, per ordine del reggente è in vigore il coprifuoco. Nessuno eccola. Attraversi il ponte di eccola. E il coprifuoco non verrà revocato. Fuori. Attenzione cittadini, al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di coprifuoco. Capito. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Va bene. No, sono caduto. No, merda. Ok, effetto stealth, finito. Mi sono fatto sgamare, ragazzi. Merda, merda, merda. Maledetta peste dannata. No, merda. No. Girategli intorno! Azzo! Mi sono fatti sgamare, merda, merda. Cioè, mi sono fatto sgamare, merda, merda, merda. Ancora per coccolire. Ma come cazzo avete fatto arrivare qua così veloce? Muori, muori! Muori! Aiuto, no! Che faccio? Darò il tuo cuore in pace! Vaffanculo. Vai. Vaffanculo. La gamba gli ho spezzato. Che schifo. Porca troia. Volevo farlo un po' stealth. Porca puttangela maledetta. Sappiamo che sei qui. Ecco, mi sono fatto sgamare. Sappiamo che sei qui. Puliamo un po'. No, no, in realtà. Se lo vedete, gridate! Voi non sapete niente. Controllate dappertutto. Vieni qui e rimani lì. C'è la gamba, la lascio qua in mezzo. Sì, sì che posso. Cazzo, cazzo. Allora, vediamo un po'. Cos'è questo qua? No, via. Tanti soldi. Non so se qui non si passa. Qua cos'è? Boh, prendiamolo. Oh oh. Dove? Vabbè. Vediamo cosa c'è al piano di sopra. Ecco qua cos'è. No, non posso aprire la cassaforte. Non so la combinazione delle palle. E lì c'è una cosa di idea. E sangue di Eddie. Quanti morti per erigere questa struttura. Quanti morti. Quanti morti. Mi sono perso. Come mai io sono immune?
tutti gli altri si sono ammalati. Perché sono immune? Vediamo un po' qua cosa c'è. Non c'è niente, non ne merito niente, non ne merito cazzo di niente. Vaffanculo. Ma che cazzo ci fuori, pezzo di merda. Oh porca miseria. Voilà, spariamola su. Oh oh oh. Eccoti. Visto che la peste non ti ha ucciso, ti uccido io. Tiè. Cribio. Col passare dei secoli i fiumi cambiano percorso e alla fine tutti i ponti crollano. Mille anni or sono qui sorgeva un'altra città. La gente trasformava le ossa di balene in rune e vi imprimeva sopra il mio stemma. I bambini ne trovano ancora cercando nel limo del fiume. Anton Sokolov ha studiato in modo approfondito le mie rune, ma lui non è speciale come te. Non l'ho scelto e non porta il mio simbolo, quindi non può svelare i segreti delle rune. Sokolov ritiene che specifiche parole o azioni possano obbligarmi ad apparire al suo cospetto. Sta cercando nei templi di Pandissian e nei seminterrati in rovina del distretto sommerso. Compie i suoi disgustosi riti sotto la vecchia abbazia. Se davvero vuole incontrarmi, deve rendersi ai miei occhi molto più interessante. Ok, bene, ottimo, bene, qua sono tutti impazziti, morti e impazziti, la peste, evviva la peste, bene, dai, continuiamo, ancora un pezzettino, poi finiamo qua. Vola, merda, no, oddio dove sono, su un cornicione, c'è un cornicione, sono su un coso, come faccio a stare lì in piedi, merda, non posso, no, e mo scendiamo, in qualche modo, passettino, merda. Devo andare fuori dalle palle qua, veloce. Bene dai ragazzi, questo gameplay ve lo finisco qui e vi aspetto ai prossimi. Ciao da Genetic DNA. Non possiamo perdere altri uomini per gli archi. Devi toccare l'accumulatore appena l'ufficiale di servizio lo porta qui. Così gli archi non ti friggono.